Questi primi contatti con le tribù indigene fanno intravedere un florido mercato, quello delle pellicce. Intanto la notizia dell'incredibile pescosità dei bassi fondali al largo di Terranova si diffonde rapidamente, richiamando pescatori da ogni dove. Da allora i cosiddetti Grand Banks saranno oggetto di uno sfruttamento a dir poco dissennato, che è continuato fino ai nostri giorni, facendo quasi scomparire il merluzzo da questi mari.